Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi è diciamo una puntata, se così vogliamo dire, straordinaria di Voci Transnazionali in compagnia di Blanca Bricegno. Quindi parliamo di Venezuela. Grazie a Blanca di essere con noi. Ormai la conoscete tutti, Blanca Bricegno, cofondatrice di Ares Ven, che è il gruppo di resistenza e propositiva non violenta venezuelana, è nostra amica indio, come la chiamo spesso, radicale, ricordiamolo sempre. Che ho dato uno sguardo, peraltro ogni tanto si guarda ciò che si è fatto, sono quasi 4 anni che la sentiamo sul Venezuela e che ci racconta quello che accade in questo paese lontano, ma anche vicino, nel senso che ci preoccupa e ce ne occupiamo, in quanto è un luogo dove stanno accadendo delle violazioni dei diritti umani drammatiche, dove la popolazione civile è affranta, ormai ridotta alla fame, e dove si stanno svolgendo purtroppo degli scontri. Vedremo poi, adesso Blanca ci dirà se sono ancora scontri, diciamo, per delle convocazioni dell'opposizione organizzate o se si sta trasformando in una guerra tra bandi, in un disastro completo. E stiamo parlando appunto di questo paese che, tramite il ministro degli esteri Delcy Rodríguez, credo appunto che sia una donna, annuncia l'uscita dall'OSA. L'OSA è l'organizzazione degli stati americani che praticamente in qualche modo voleva fare una sorta di riunione un pochino per parlare proprio di questo paese che ormai viaggia con un sistema completamente al di fuori dalla democrazia, dal rispetto dei diritti umani e quindi anche dalla legalità, e quasi in quel modo, diciamo, risentito la Rodríguez, quindi Venezuela, il governo, sapendo appunto che si sarebbe parlato di questo, ha annunciato l'uscita di questo paese del Venezuela dall'OSA. Ne parliamo appunto con Blanca, vediamo un pochino quello che potrebbe voler dire. Non è mai nessuno uscito, se non sbaglio, dall'OSA. Una volta fu tanto tempo fa espulsa a Cuba, ma insomma nessuno si era mai ritirato. E di un'altra cosa poi parliamo, poi chiaramente Blanca ci dirà quello che più avrà, come sentirà più opportuno dire come informazione che magari non ho io. Però una cosa che le volevo chiedere è se appunto mi confermava il fatto che c'erano stati durante questi scontri anche degli arresti tra giornalisti, quindi persone che stavano riprendendo gli scontri, riprendendo dei fatti che stavano avvenendo, cose che ci riportano, ecco, veramente al buio del rispetto dei diritti, quando addirittura anche gli organi di stampa vengono oscurati e viene reso impossibile fare il lavoro. A Blanca la parola. Va bene, grazie Gianni. Cioè, in primis, come sempre, Aires Ven, Appoggio Internazionale alla Resistenza Venezuelana, ringrazia Liberi TV per questa sua costanza nel voler approfondire la situazione del Venezuela guardando questo paese anche da un'altra prospettiva. Io mi permetterò di fare pubblico, come, diciamo, persona che è attiva nella lotta politica e fra i gruppi di italiani che si interessano nelle situazioni che succedono all'estero e nelle violazioni dei diritti umani, ho solo ricevuto un gesto di solidarietà che te lo leggo. Cara Blanca, tutta la mia solidarietà e tristezza per lo strazio che si sta consumando nel tuo paese. Questo sarà inolvidabile poter dire, la risposta l'abbiamo fatta in inglese, ma abbiamo detto che la nostra anima indiana, ebrea, africana e venezuelana per sempre guarderà non solo questo ringraziamento, ma un affetto molto speciale, e queste parole vengono proprio da Liberi TV e ovviamente dal suo presidente Gianni Coraggio, direttore. Quindi la situazione non si arresta, Gianni non si arresterà facilmente, perché è chiaro che diciamo c'è una situazione di tale precarietà, la situazione di fame, di mancanza di medicine è altissima. Oggi, proprio in un video di pochi secondi, 41 secondi, un signore proprio che si vede viene da una favela, una persona
di una certa età, ma non è troppo anziano, forse sui 50 anni, a cui mancano i denti, diceva: questo regime, questa è una dittatura, e qui è più facile trovare la cocaina che non una buscapina per guarire di una febbre o di qualcosa. Quindi questo è veramente dolorosissimo, ma noi lo veniamo dicendo da tanto tempo, di quanto il paese si sia trasformato, è sequestrato lo Stato, e di quanto si sia trasformato in un narcostato con dei terroristi islamici inseriti e i movimenti di guerriglia colombiana che spaziano nella zona limitrofe. Quindi questo è così, diciamo, gravissimo. Sicuramente potremmo dire che e c'è stata con quella violazione di cui ci siamo occupati nella precedente trasmissione, il carattere proprio già di regime dittatoriale con le sentenze del Tribunale Supremo di Giustizia, e quindi di fronte a questa grande violazione della Costituzione, perché questa gente non ha mai smesso di farlo, comunque il gruppo dei presidenti dell'America Latina e poi dell'Organizzazione degli Stati Americani, l'Unione Europea, anche le Nazioni Unite si erano pronunciati, il Vaticano, dove loro chiedevano i famosi 4 punti di cui pure abbiamo parlato, tra cui Vaticano inserito, il riconoscimento dell'Assemblea Nazionale e ovviamente dare una data per le elezioni. Però subito dopo, guarda, è subentrata l'uscita, che questo non lo ricordo se l'abbiamo detto, forse parlando tra noi, era chiaro che l'uscita, perché è stato il Brasile che ha chiesto, ha fatto la convocatoria di un congresso speciale per trattare il problema del Venezuela, e quindi il 28 aprile, cioè oggi, c'era il video, no? In un modo così esaltato che fa persino paura, l'illegittimo, che sarebbe il Maduro, ecco. Ripetiamo la leggenda, diciamo. Allora, l'illegittimo è Maduro, l'insepolto è Chavez. Questo, per chi ci ascolta, è un po' di tempo che non lo ricordavamo. Sì, no, Diopello Cabuglia è quello lì, ex dell'Assemblea Nazionale, presidente del Partito Socialista Unico del Venezuela. Ok, ha detto letteralmente, no? Proprio letteralmente, queste parole che ho tradotto, no? Siamo liberi dall'osa e non torneremo mai più. Questo ovviamente nelle parole di Delfi Rodriguez, che tu devi sapere, cioè qui c'è anche una storia personale, no? Lei è il cancelliere ed è anche la sorella di Jorge Rodríguez, che sarebbe il sindaco di Caracas, ma è quello che ha orchestrato la frode elettorale del referendum revocatorio che doveva essere nel 2003 ed è arrivato fino al 2004, e hanno avuto il tempo di organizzarla, e ci siamo occupati qualche anno fa di questo tema. Ma questi due fratelli sono figli di un rivoluzionario dell'epoca della guerriglia nel Venezuela, e lui è stato proprio ucciso. Questo uomo è stato ucciso in teoria dalle forze dell'esercito, dalle forze armate, e quando è, diciamo, questa situazione di guerriglia che non ha seguito nel Venezuela si è calmata, comunque si sono identificati i due poliziotti che lo avevano ucciso e sono stati condannati, se non sbaglio, a 23 anni di prigione, insomma una prigione molto lunga. Quindi questi due fratelli hanno avuto un risarcimento giuridico, cosa che loro però, di rispetto della legge, di rispettare il diritto umano degli altri, non sono proprio in grado di fare. Questo slogan, non,
Lui dice non torneremo mai più, però già l'insepolto aveva creato lo slogan no volveranno, non torneranno. Ed è questo in 18 anni, tu capisci che ha creato anche una situazione psicologica di sconfitta, ecco, in qualche modo, o tante persone sono convinte che il regime, la tiranide, è inamovibile. Questo è stato proprio una guerra, una guerriglia proprio non solo psicologica, ma anche di opinione. Per cui adesso tu parli appunto di questi giornalisti in prigione, non solo sono in prigione, ma anche che quando camminano vanno a fare un servizio. Qualcuno eventualmente non solo li colpisce, ma li ruba la macchina fotografica o li ruba la videocamera o la camera che ha per filmare il servizio. Questa è stata una modalità che è stata introdotta anche a maniera di scuola. E hanno tra i pensa cambiati nella scuola di giornalismo, che è la scuola del periodismo, chiamava anche in Venezuela, bene, loro hanno introdotto questa modalità. In quel momento già l'insepolto aveva iniziato a non rinnovare più le concessioni dell'ether, sai, delle frequenze. Per esempio a Radio Caracas Televisione, e lì ci fu veramente la gente uscì per strada perché era questa, diciamo, una televisione battagliera contro il sistema in quel momento lì, ma anche ha iniziato a chiudere moltissime di queste stazioni, anche di radio, ma a crearne quelle popolari. Quindi in molte zone si sono aperte moltissime televisioni piccole o più grandi, ma anche radio, che si occupano solo di trasmettere i temi del regime e far sì che quello sia ciò che diviene verità assoluta, no? E quindi questa modalità di sottrarre la libertà di opinione è stata veramente una strategia che conosciamo bene, e si sa che a Cuba è successo così, a Cuba c'è un solo giornale, e queste sono una delle tante strategie del castrocomunismo che stiamo vivendo. Sicuramente in questo momento rimane l'estero per sapere certe notizie, e la gente che ha il coraggio di uscire e filmare le battaglie o filmare come prendono una persona. Per esempio, c'è un signore che fa servizio di informazione che è stato accerchiato. E quindi ci sono almeno 10 poliziotti con le moto, lo picchiano moltissimo. Poi, quando lui già cade per terra con meno forza, lo alzano in peso e lo portano. Ma questo è un modo, parlavamo 3 giorni fa di 400 e passa prigionieri. Quindi, in questo momento, non avendo avuto l'internet, chiedo scusa agli ascoltatori, non ho l'ultima cifra, però certamente che chiamarsi Delcy Rodriguez cancelliere e l'altro, ci si vuole coraggio perché il paese è illegittimo, come minimo in questa secondo periodo presidenziale, sin dal 10 gennaio 2013, come abbiamo affermato, ma già quando fece il giuramento come presidente, era già un modo incostituzionale di farlo, perché giurò su una costituzione moribonda, e solo che in quel momento nessuno ha avuto il coraggio veramente di prendere la striscia presidenziale e stracciarsela da addosso. Era l'unica cosa che gli corrispondeva, ma lui è stato soprasseduto dal presidente, che
che ha creato prima dell'Ulivo italiano, lui lo ha creato là, veramente. Blanca, quella cosa che ti avevo chiesto prima, volevo che tu mi specificassi bene la tua impressione un po' dalle tue fonti di informazione, da quello che riesci, diciamo, a percepire. Allora, le proteste che vengono così represse poi da queste milizie sulle motociclette, in due, che sono armate con mitra, manganelli e quant'altro per picchiare, ecco, queste manifestazioni sono, diciamo, ancora in qualche modo ascrivibili alla, diciamo, alla chiamata da parte della cosiddetta opposizione, opposizione che poi abbiamo già detto più di una volta, è un'opposizione che spesso si è, diciamo, dimostrata senz'altro poco, un poco dura, insomma, con il regime, se non, nelle due parole, addirittura anche collaborazionista, oppure, insomma, ormai è la disperazione, appunto, di un popolo mosso anche da necessità, dalla fame, proprio dalle impellenze, diciamo, necessità fisiche, ormai, che sta trasformando praticamente in un qualcosa di ingovernabile completamente. Ecco, va bene, questa è una domanda molto importante, perché per esempio oggi c'era una manifestazione che andava da una zona che si chiama da Los Teques verso Ramo Verde, che sarebbe la zona in Caracas, o il carcere di Ramo Verde, dove è imprigionato Leopoldo López. Allora, che è il leader di Voluntad Popular, uno dei, diciamo, dei leader di questa mesa dell'unità, il tavolo dell'unità. Questa specie di galassia di piccoli, diciamo, gruppi di opposizione. Esattamente, questa modalità. In principio ci sono nel Venezuela 65 partiti, forse in questi giorni credo aver ascoltato che c'è qualcuno in più, ma non posso confermare ancora, però sicuramente almeno 14 partecipano nella MU. Il problema di questa pseudo opposizione collaborazionista è che in questi 18 anni non è mai riuscita né a far arretrare di un millimetro il regime, ma ha portato a 20 processi elettorali, tutti persi tranne due, che fu quando si fece il referendum per la riforma costituzionale, che diciamo il generale Baduel, allora ministro, obbligò il sepolto Chavez a accettare questa sconfitta, che un giorno sapremo i numeri, ma pare che fu per più di 1 milione di voti. Comunque lui la chiamò una vittoria pirrica, miserevole, insomma, per non dire le altre parole. Allora, questa pseudoposizione ha inviato, quando Enrique Capriles Radosky ha vinto per due volte le elezioni presidenziali, ma soprattutto la più clamorosamente la seconda volta, che la gente era decisa a uscire per strada per difendere quel suo voto, lui ha chiesto alle persone che tornassero a casa e andassero a suonare le pentole. Poi adesso il 1° settembre, che hanno fatto una convocatoria, pure lì abbiamo parlato del 2016, sono usciti proprio, non si sa esattamente, però centinaia e migliaia di persone, quando sono arrivati al punto di raduno, loro dal palco hanno detto: va bene, tornate a casa e andate a ballare. Quindi questo è stato. Allora loro hanno tolto l'energia alle marce che loro convocano, e pian piano in questo tempo, da allora, dal 1° settembre allora, hanno sempre meno volume. Questa marcia che va da Los Teques a Ramo Verde, nel fondo si vedono poche persone. Il regime ha fatto una barricata con i pullman
tutti colorate di rosso, sai che loro sono tipo dipinto di rosso, e per impedire che continuassero. Però è in corso, quindi non sapremo per la prossima trasmissione, certo, i risultati. Ora, la situazione, come dici tu, chi sono? Allora, la gente dei partiti, ok, va bene, loro vanno, sempre meno persone. Le persone delle favelas che hanno iniziato a scendere, che l'illegittimo li aveva chiamati per difendere la patria, veramente sì, sono scesi, ma per difendere i negozi dei saccheggiatori, perché se no loro non hanno, cioè, cosa e come mangiare. I saccheggiatori, che appartengono in parte ai collettivi, che sono quel braccio del terrorismo di Stato che noi abbiamo spiegato molto bene, e quindi girano anche, diciamo, allora fanno i saccheggi da una parte, dall'altra parte girano armati su queste moto, eccetera. Poi c'è la polizia e poi c'è la Guardia Nazionale. Ancora, diciamo, si capiscono i gruppi per gli slogan, per i cartelli che esibiscono, ma sicuramente, almeno Aires Ven considera, che la pseudo-opposizione collaborazionista non ha più il controllo di questa gente. Un gruppo e loro chiedono elezioni, e questa veramente è, come ti dice, la forma più cinica di cercare di smobilitare un popolo che sta semplicemente morendo di fame con un olocausto. Diciamo che chiedere elezioni in una situazione simile, insomma, è una cosa un po', diciamo, sì, non c'è la serenità adeguata per convocare dei comizi elettorali, come si direbbe. Esattamente, ma non solo, Gianni, noi abbiamo spiegato molte volte come è organizzato la frode elettorale, cioè se noi abbiamo un olocausto di dati, uno sterminio per fame, denutrizione, mala salute, e adesso, come ho raccontato del signore che diceva una buscapina non la trovo, ed in più adesso ci sono nuovamente, come quel famoso 12, cioè, mese di febbraio del 2014, gli aggiustizzamenti, è un problema. Allora, guarda cosa sono riusciti a scogitare, e questo veramente mi responsabilizzo totalmente di quello che è, vado a dire, come analisi di AIRSB. Loro, in mezzo alla trifulca, da tutte le prime settimane del mese di aprile, il 19, poi loro hanno convocato a una marcia del silenzio per i caduti in quei giorni lì. Ok, benissimo. Questa marcia, sì, si è fatta, hanno voluto far credere che la conferenza episcopale con il rappresentante del Vaticano e il Papa Nero avevano convocato giustamente i due fratelli Delfi Rodriguez e Jorge Rodriguez, e avevano detto a loro: guardate che se scappa un solo problema di violenza, noi, insomma, questa cosa sarà utilizzata e sinergizzata per far tremare e cadere il regime. Dopo di questo annuncio, la marcia sì è stata meno violenta, non è saltato un morto, ma questo non vuol dire che non è stata violenta, perché ci sono state zone lungo questa strada che, dove la polizia li ha aggrediti, ma la cosa più importante allora è dirti che almeno a noi è arrivato un comunicato della conferenza episcopale venezuelana smentendo questa riunione. Quindi è molto difficile a volte capire, per esempio, ci sono gruppi della resistenza
che si chiedono come fanno le mogli di questi unici tre prigionieri che ha la pseudoposizione collaborazionista. Ti ho parlato prima di più di 400, i nostri ragazzi torturati, i militari torturati, i commissari di polizia che dal 2002 sono in prigione e sono innocenti, fratelli Guevara, eccetera. Commissari di polizia? Sì, i commissari di polizia che hanno difeso la gente con la marcia del 2002. È una cosa che mi fa improvvisamente venire in mente la Turchia, non so per quale motivo. Ah bene, io penso che sono uno specchio dell'altro, non c'è nessuno, lì sicuramente non c'è questa situazione. Allora, ci sono coloro che si chiedono da dove prendono soldi per fare tanti viaggi. Si radunano con la famiglia del PPE europeo, vanno qui, vanno là, parlano con Trump, eccetera, eccetera, senza mai convocare i venezuelani che possano vivere lì per andare a fare una manifestazione un po' più significativa. Quando sono venuti al Vaticano gli Aires Ven di Civitavecchia di Roma, sono andati a parlare con queste donne che sono le mogli di questi tre unici per loro prigionieri e non hanno nemmeno voluto accettare che ci avvicinassimo. Quindi veramente è una cosa che fa insospettire. Però quello che ti volevo dire è che il comunicato che negava che quella riunione fosse stata fatta è uscito a posteriori di quella marcia. Ma quella marcia, e questa è l'interpretazione che facciamo, voleva semplicemente far vedere alla comunità internazionale e ai venezuelani, per essere nuovamente portati al mattatoio di un'elezione che, o delle elezioni, perché ci sono quelli regionali più poi quelle presidenziali, per dire: se noi ci comportiamo bene, siamo bravissimi, noi tranquilli, non provochiamo, allora vedete, il regime non ci aggredisce. Quindi, e allora iniziare, facciamo passo 1, passo 2, passo 3 per arrivare a questo. Il cinismo è tale che sono arrivati a presentare una guardia nazionale che aiutava una signora anziana a salire verso una strada e poi, insomma, di una gentilezza unica. E poi la informazione che ho io è che questa signora fa parte dei gruppi di cubanos che stanno nel Venezuela. Tu sai benissimo che abbiamo quell'invasione non solo di militari e nell'esercito, anche di altri carichi, ma anche tutti quelli che sono arrivati dicendo che erano medici o dicendo che erano maestri, e sì. Insomma, anni fa c'era un calcolo di 75.000 persone, non so però in questo momento se hanno chiamato indietro o che. Comunque il popolo è uscito, la protesta è massiva, e gli oppositori collaborazionisti stanno negoziando, si sa che lo stanno facendo per avere queste elezioni, però non hanno più il controllo completo di questo, benché nuovamente forse i venezuelani ancora non costituiscono, non ci sia una massa critica sufficiente come per arrivare a una situazione tale di massa per la strada, onde allora una parte dell'esercito, che è quello che noi abbiamo sempre parlato, e Aires Ven non nega, non si oppone a questa possibilità di una frattura militare tra i quadri più bassi, che non riconoscano il governo, e i fucili li versino verso il lato dei collettivos, perché ci sono i miliziani, ma poi ci sono questi collettivi, che sai sono comunque forze paramilitari. Paramilitari molto ben organizzate. Sì, molto molto ben organizzate, questo senz'altro. Comunque, nell'attesa di approfondire, diciamo, di conoscere meglio, se non altro, questa, diciamo, i contorni e il perimetro più definito di quest'ampia galassia, diciamo, a cui potremmo ascrivere l'opposizione,
venezuelana, sicuramente possiamo fare un commento, e so appunto che tu sei pronta a quanto in qualche modo concludeva, come concludeva il manifesto, o commentava il manifesto qualche giorno fa, citando un nostro grande amico. Ah sì, sicuramente, ma voglio da questo, da Liberi TV far arrivare al dottore Massimo Bordin il nostro grandissimo ringraziamento di Aire Veneto, ovviamente dei libertari venezuelani, in quanto lui leggendo le didascalie che erano usciti sul manifesto. Poi ha fatto il commento, dice, beh, se sei di sinistra, se sei comunista, da quale parte devi stare? Se da chi viene aggredito perché 30 morti sono saltati e c'era già la notizia, oppure come si può dire che un ragazzo con una felpa e con la faccia chiusa sia quelli che esercitano la violenza contro il governo? Io, diciamo, non ho la citazione letterale, però questo era il senso e ringrazio il dottore Massimo Bordin per questo. E allora in chiusura ringraziamo e salutiamo Massimo Bordin, che sappiamo ci segue in modo assiduo. Ringraziamo Blanca Briceño, le diamo appuntamento ovviamente a ulteriori diciamo, informazioni e report sul Venezuela, sulla questione che è in evoluzione. Seguiteci, continuate a seguirci su Liberi TV. Grazie ancora a Blanca Briceño. Grazie a te, Gianni.